So this is what the dream feels like. This is the victory we longed for. Nico Bellic è il protagonista di GTA 4, un veterano della guerra dei Balcani che arriva dalla poco ridente Serbia per sbarcare nell'ancora poco più ridente Liberty City nell'aprile del 2008. Suo cugino Roman, che è probabilmente la persona più fantasiosa che sia mai esistita sulla faccia della terra, lo convince a trasferirsi grazie alle sue lettere ed email edulcorate la sua vita negli Stati Uniti. Purtroppo però per Nico, Roman ha tanta, troppa immaginazione e si ritrova presto in un buco di appartamento con degli scarafaggi degni della serie Fallout. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches, I got the best hats. Screw you, you idiot. Oltre ad una montagna di debiti dovuti alla ludopatia di suo cugino. Capita la situazione dopo lo shock iniziale, a Nico non resta che vendere i suoi servizi al miglior offerente. Ma lui non è solo a Liberty City per inseguire soldi, successo e donne come quelli promessi da Roman, ma anche per scappare dagli orrori del suo passato e soprattutto per trovare una persona in particolare. Il fatto è che Liberty City non è una semplice città, è uno splendido affresco degli Stati Uniti nell'era del tardo capitalismo. Abbiamo palazzi enormi, appartamenti ad auto di lusso, elicotteri fatti letteralmente di oro, ma anche povertà estrema. E che sia tra le periferie meno appariscenti come quella di Off Beach, oltre ai palazzi giganti e scintillanti della downtown, le costanti sono sempre quelle: depressione, degrado urbano e povertà. E gli incontri casuali servono a ricordarci proprio questo, della grande menzogna del sogno americano raggiungibile da chiunque, tramite il duro lavoro, sacrifici e una vita retta. Infatti in GTA 4 vengono per la prima volta introdotti in un gioco Rockstar dei personaggi secondari chiamati sconosciuti, che daranno il via a delle mini missioni e rappresentano alla perfezione tutte le classi sociali della società, scritti con un umorismo molto tagliente e critico. Come nella più classica delle avventure della saga, verremo introdotti a tanti personaggi poco a poco, tutti poco raccomandabili ovviamente, uno ad uno, facendoci sempre di più una reputazione di un certo livello, quindi di conseguenza con le nostre abilità verranno richieste sempre di più, facendoci fruttare sempre più soldi, e quindi scalando questa scala sociale deviata. Nico mette dunque da parte la sua moralità, ma il suo obiettivo principale rimane sempre uno, ovvero trovare quella persona speciale, una persona che è responsabile di tradimento, un tradimento che ha portato alla morte tutti i suoi commilitoni e amici. Costantemente messo alla prova ed utilizzato per lavori più sporchi, Nico alla fine riesce ad ottenere quello che vuole. Però, quando si trova davanti a quella persona, tutto l'odio lascia spazio ad un senso di pietà per il povero bastardo, che è ormai ridotto in stato pietoso. E qui a questo punto possiamo decidere se porre fine alle sue sofferenze o lasciarlo stare. È un sistema di scelte multiple che è una novità per la serie, è stato introdotto appunto in GTA 4. In entrambi i casi Nico rimarrà estremamente insoddisfatto perché credeva che ottenere quel che voleva gli avrebbe portato la pace, cosa che ovviamente si è rivolta infondata. Nico ora capisce che l'unica cosa da fare è andare avanti con la propria vita e cercare di tirarsi fuori da quel giro di crimine che lo ha portato a fondo prima che sia troppo tardi. E così infatti sarà. Dopo un ultimo atto in cui il gioco ci permetterà di scegliere due vie e di seguire una strada che sì frutterà molti soldi ma porterà all'allontanamento di una persona, oppure una via onorevole di vendetta, con la temporanea felicità di Nico. Dico temporanea perché non c'è un finale giusto o sbagliato. GTA 4 è decisamente il titolo più tragico della saga e in base alle scelte che si fanno, Nico perderà una persona tra Roman e Kate. E anche se alla fine ci sarà la classica missione finale di vendetta che ci toglierà un po' di soddisfazione, non ci sarà nessun lieto fine ad aspettare, Nico. Rimasto ancora una volta solo in mezzo alla gente e schiacciato dal mito del sogno americano che non arriverà mai.